Questa è la tua nuova cameretta, piccola. Ti piace? Ne sono contento. Ho trovato solo le lenzuola con i cagnolini, spero che vadano bene lo stesso. La mamma mi mette sempre quella con i fiorellini. Voglio la mia mamma. La tua mamma non c'è più, piccola mia. Mi dispiace. Per le lenzuola vedrò che cosa posso fare, va bene? Allora io vado, che devo sbrigare delle commissioni. Tu fai la brava e non muoverti di qui mentre sono via, va bene? Ciao. Sveglia, piccola. Ti ho preparato la colazione. Mangia prima che si fredda. Ti ho preparato sia il tè sia il latte, non sapendo quale dei due preferisci. La mamma dice che il tè non va bene per i bambini piccoli. Va bene, allora lo porto via. D'ora in avanti soltanto latte, va bene? Ti ho portato un regalino. Guarda. Ti piace disegnare? Qui sopra potrai disegnarci tutto quello che ti piace. E anche scriverci tutto quello che ti piace. Tu sai scrivere, vero? Sto imparando adesso. Brava, la mia bambina. Anche quel giorno estivo stava giungendo al termine. La brezza pomeridiana si stava trasformando gradatamente in un vento sempre più insistente che si divertiva a giocare con tutto ciò che gli capitava a tiro. La grande quercia, alquanto inclinata, come la schiena di un vecchio acciaccato, era l'unica a dare il benvenuto a quel ventaccio che non preannunciava niente di buono. Poco distante, un bambino che stava correndo via con la madre le chiese: «Mamma, perché quella quercia è così storta e contorta?» «È a causa del vento», rispose lei. «E adesso andiamo prima che una folata ci porti via». E come si chiama questa bella signorina? Peggy, è una modella famosa. Ah, davvero? Beh, anche tu potresti fare la modella, no? Non ti piacerebbe? Sì. Secondo me tu saresti una modella stupenda. Quella sera sembrava che il vento facesse proprio sul serio. Nubi minacciose avanzavano scure e gonfie di pioggia dal profilo delle montagne, andando a cancellare le alte vette. La quercia, anche questa volta, si lasciò sbeffeggiare piegandosi sempre di più verso il basso. Tutti correvano, come al solito, correvano e lei avrebbe voluto anche lei. Un bagliore attraversò il cielo seguito dall'enorme fragore di tuono. I grossi goccioloni cominciarono a cadere con sempre maggiore insistenza e intensità. Il vento sembrava sfogare un'arcana rabbia repressa e si abbatteva impietoso su ogni cosa. La quercia si contorceva, piegandosi sempre di più e quasi inginocchiata, sfiorando le rocce ai suoi piedi, cominciò a pregare così. «Vieni, ventaccio, vieni! Sradica queste radici, ti prego! Aiutami!» Il vento sembrava aver capito e cominciò a ululare come non aveva fatto mai, avventandosi con tutta la sua energia su quella quercia, la cui maestosa e folta chioma era ormai tutta scomposta e spettinata. Ehi, piccola, ma cosa c'è? Sono rimaste da urla, non là fuori. Non devi avere paura, è solo un tuono.
È la natura. Con l'acqua che cadrà le piante possono crescere e vivere. Si può avere paura di qualcosa che possa non fare del bene. Ecco, vedi? Dai, adesso rimettiti sotto la coperta e cerca di dormire un po'. Io ho paura. Allora facciamo così. Ecco Mr. Wachowski. Cosa c'è di meglio di un mostro buono per tenere lontani i mostri? Le raffiche erano una più forte dell'altra, finché ebbero la meglio sulle radici che, non riuscendo più a resistere, cominciarono ad allentare la loro presa nella terra. L'albero ebbe la certezza che qualcosa di importante stava accadendo in lui. Era una strana sensazione di leggerezza. Si sentì all'improvviso vibrare nell'aria. «Ecco fatto!» brontolò il vento. «Ora sei libera!» «Portami lontano!» lo supplicò la quercia. Allora il vento radunò tutte le forze rimaste e la sollevò spingendola in alto. La quercia vide le sue radici danzare nell'aria e si sentì pervadere da una felicità mai provata. «È meraviglioso!» si disse. «Sono libera! Sto volando! Grazie, vento!» Questi si stava chetando e rispose. «Ora devo lasciarti. Per oggi la mia parte è finita. Non posso far altro che augurarti buona fortuna». E la quercia cadde con un tonfo. Buongiorno. Senta, stiamo cercando questa bambina. L'ha per caso vista? No. No, mi dispiace. È sicuro? Guardi che ogni informazione può essere preziosa. No, davvero, non l'ho mai vista. Grazie. In bocca al lupo per la bambina. Spero che la ritroviate presto. Speriamo proprio. Il mattino seguente accorsero in tanti a vedere la grande quercia di Velta. Un bambino allora disse: «Ma quante gambe che ha!» La madre accanto a lui gli rispose: «Sì, ma purtroppo non può camminare». All'udire queste parole, la vecchia quercia tornò a rivolgere lo sguardo alle sue radici. Esse si tendevano verso l'alto, inondate dal sole. «Non angustiatevi, mie radici», sussurrò. «Non potrete camminare. Ma voi sole sapete la gioia immensa che provaste nel volare, libere, e la felicità che provate ora nell'assaporare il calore dei baci del sole». Poi socchiuse i suoi grandi occhi verdi, e i passanti non poterono mai vedere il suo sorriso, mentre la brezza mattutina la accarezzava, indugiando a sussurrare incomprensibili parole fra la sua folta chioma, adagiata tra l'erba, ancora umida di pioggia.